Cresciamo così, imparando che ognuno ha le sue paure, i suoi mostri con cui fare i conti. Ma delle volte non è facile dare sembianze a quei fantasmi che ti perseguitano, che non ti permettono di esprimerti come vorresti. Ti butti? Più di ogni livido, di ogni ferita, di ogni caduta, era il giudizio degli altri il mio ostacolo più grande. Quando ero solo, tutto sembrava andare per il verso giusto. Niente sembrava in grado di fermarmi. Ma la gioia di ogni nuovo progresso lasciava rapidamente il posto alla rabbia. Oh, ok. Sì, tutto a posto. Perché era la presenza altrui a schiacciarmi, a limitarmi. Sembrava come porre un freno alla mia voglia di dimostrare il mio valore. Nonostante tutti i tentativi di rialzarmi, di riprovarci con tutto me stesso, i loro occhi mi facevano sentire sbagliato. E lì si manifestavano tutte le mie ansie peggiori. Lì le mie paure prendevano forma. Nessun sguardo mi dava la sicurezza di essere me stesso. Credevo che la solitudine fosse la mia forza, che bastasse credere in me stesso per sconfiggere i miei demoni. Ma questa forza non è nulla. Si assume le sembianze di una fuga, di un nascondersi da qualcosa che fa più paura. No, tranquillo, riprova. Più del timore di un insuccesso, era proprio questo che mi portava a cadere. Riprova, 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 riprova. Che mi portava a smettere di provarci e a mollare. Sono sempre stati gli altri a farmi paura, ma è negli sguardi di chi crede in me che ho trovato la mia forza.